Improvvisamente, all'insaputa di tutti, stamattina 20 marzo 2018, a pochi giorni di distanza dalle elezioni politiche, nell'isola di Procida sono ritornate in azione le ruspe di Stato per abbattere ancora una volta la casa di una famiglia lavoratrice, non certamente una grossa speculazione edilizia affaristica. Sul posto, tra gli altri, era presente anche l'avvocato Bruno Molinaro, il quale ha affermato che la procura ha proceduto all'abbattimento nonostante la difesa abbia presentato un ricorso al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli, il quale non solo non è stato ancora discusso, ma di cui non è stata neppure fissata l'udienza. Nel 2015 il giudice monocratico di Pozzuoli, che si occupa di Procida, che ha giurisdizione su Procida, la dottoressa Napolitano, ha sospeso l'esecuzione di un analogo ordine di demolizione perché il comune di Procida aveva approvato un regolamento che, a quanto risulta, non è stato revocato, un regolamento che è basato sulla destinazione ad housing sociale, ad edilizia residenziale sociale, degli immobili acquisiti al patrimonio comunale. Ritengo quindi che il comune poteva, facendo corretta e tempestiva applicazione di questa normativa regolamentare, evitare questa demolizione. Non riesco a capire per quale motivo il comune abbia praticamente omesso, in questa situazione specifica, di coltivare la sua legittima pretesa alla conservazione dell'immobile. Quindi sono varie le anomalie in questa storia, insomma. La cosa che non è sfuggita a nessuno, ma proprio a nessuno, è che oltre alle forze dell'ordine e ai giornalisti, sul posto non era presente nessun amministratore comunale e nessun esponente politico locale. Ma possibile che nessuno abbia voluto far sentire quantomeno vicinanza umana a questa famiglia? E perché? Eppure l'attuale sindaco Dino Ambrosino, esponente del Partito Democratico, e cioè di quella forza politica che in Parlamento ha affossato persino il decreto Falanga, con cui si voleva solo programmare gli abbattimenti partendo dai grezzi, dalla speculazione per poi giungere alle abitazioni, quando era un semplice consigliere di opposizione, anche davanti alle telecamere si mostrava molto sensibile al problema. Beh, io ritengo che sia un danno troppo grande rispetto all'abuso che è stato commesso, nel senso che la pena che si va a applicare, quella dell'abbattimento, una sorta di pena di morte della casa. Beh, la posizione che abbiamo espresso sulla stampa è di cercare di fare in modo che la politica riprenda un po' il bandolo della matassa, perché politicamente noi abbiamo un gran problema, che se si inizia con gli abbattimenti in realtà ci saranno decine e decine di casi realmente drammatici, perché abbiamo delle situazioni in cui nelle abitazioni costruite abusivamente ci abitano delle famiglie con madre, padre, ragazzi, bambini, quindi è evidente che quello che può sembrare solamente un problema di rispetto delle regole diventerà successivamente agli abbattimenti anche un problema di ordine pubblico. Per concludere allora, consigliere, lei faceva una proposta, quella di convocare in seduta permanente il Consiglio Comunale, così per accendere i riflettori. Si sta facendo, si farà, a che punto stiamo? Noi la proposta l'abbiamo lanciata sulla stampa, è evidente che poi faremo arrivare al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, una proposta formale per fare in modo di dare comunque l'impressione che il Consiglio Comunale, quindi la politica, riprende in mano la situazione. Proponeva qualcuno di farlo addirittura in piazza, questo Consiglio Comunale, penso che sia una buona idea per far capire a Procida e chi è fuori di Procida che qui esiste un problema. Quello che ora ci chiediamo è questo. Cosa è cambiato da qualche anno a questa parte? La sensibilità di Dino Ambrosino verso il problema è sempre la stessa o no? La sua amministrazione comunale, per quanto possibile, cosa sta facendo praticamente per far sì che altre famiglie lavoratrici si vedano riconosciuto il diritto alla casa? Da esponente del PD, sta spingendo il suo partito affinché a livello nazionale questo dramma sociale trovi finalmente soluzioni? Domande queste che rivolgiamo pubblicamente al primo cittadino. Intanto Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista
marxista-leninista, da sempre impegnato a livello nazionale nella difesa del diritto alla casa delle famiglie lavoratrici, oltre a sottolineare che purtroppo anche l'isola Dischi e Forio saranno prossimamente teatro di nuovi e tragici abbattimenti di case di necessità, chiede alle forze politiche neoelette in Parlamento l'immediata soluzione del problema affinché in Italia altri nuclei familiari non debbano patire la demolizione della unica casa di necessità e al contempo che si proceda da subito all'abbattimento della grossa speculazione edilizia affaristica che nei decenni ha distrutto coste e colline del nostro paese.